L'idea un po' della donna casalinga, mamma, chiesa e cucina c'è da sempre. Perché diciamo sono gli uomini che hanno fatto la storia. Dante Alighieri. Moravia. Thomas Mann. Nicorbi. Baricco. Caravaggio. Dalì. Rossellini. Pasolini. Raffaello. Einstein. Edison. Copernico. Richard Feynman. Pasteur. Posso dirti. Oddio. Agatha Christie. Blixen. E non ne so. Non so i nomi. Assolutamente vuoto totale. Monica Vinella. Abramovic. La Margherita Hack. La famosa Marie Curie. Non mi ricordo la data di compleanno di mia madre e mio padre, secondo te mi ricordo i nomi di scienziati. Ada Lovelace, la prima programmatrice di computer al mondo. Ah sì, certo, Frida Kahlo. Quella è una delle mie preferite. Maria Montessori ha inventato il metodo Montessori di insegnamento proprio. Rita Levi Montalcini, senatrice a vita, è una scienziata eccellente. Samantha Cristoforetti. Ah? Prima donna italiana nello spazio. Le donne valide ce ne sono, ma non ne senti parlare. Perché ce ne sono poche? Quando si parla di persone famose, a me viene in mente un uomo. E forse anche una educazione un po' maschilista. Hanno sempre parlato più di uomini che di donne. C'è una differenza tra uomo e donna. Poi il fatto che ci sia bisogno di parlare di parità di sessi vuol dire che c'è un problema alla base. C'è un gradino, diciamo. L'unico che mi ricordo delle storie nella scuola è la parte greca, i dei. Che quella era importantissima e la donna era un simbolo molto riconosciuto, non solo per la femminità, sino anche per la forza.